Rumore assordante, vino a fiumi in quella dell'antica sagra di Cavalcaselle, provincia di Verona, Sard dell'Ulse 22 di Bussolengo. Vino a fiumi per una festa dedicata alla transumanza e quindi presenza del Sard per insegnare il bere consapevole. Assolutamente sì. Noi come Sard di Bussolengo siamo qua assieme ai colleghi di Belluno e di San Donà di Piave, siamo riuniti in un coordinamento che si chiama Safe Night. E facciamo una serie di eventi, andiamo in una serie di eventi dove ci sono importanti consumi di alcol. Andiamo con gli alcolimetri, con il simulatore di guida, alcuni gadget, alcuni volantini, per fare in modo che la gente sia consapevole dei suoi usi alcolemici e non si metta successivamente alla guida. Quindi, e c'è anche una certa partecipazione, ho visto. Assolutamente c'è una certa partecipazione. Noi in una sagra come questa facciamo anche 100-150 ethyl test a ragazzi che effettivamente hanno usato in modo importante. La speranza e l'importanza è quella di evitare che si mettano alla guida, comunque si fermino. Offriamo in modo molto veloce un momento di riflessione all'interno di un contesto di divertimento fondamentalmente. Nell'ambito del coordinamento regionale Safe Night è anche stata creata una card che permette un monitoraggio anonimo ed offre convenzioni e premi con diverse ditte. Attraverso questo strumento è possibile avere dati reali su base volontaria delle abitudini dei giovani. Ma questo fa parte di un progetto più ampio? Questo fa parte di un progetto più ampio, esiste un coordinamento regionale in cui appunto sei ULS, sei SERD partecipano e lavorano all'interno di questi contesti proprio per il bere consapevole e quindi per capire come reagiamo al nostro consumo alcolimetrico e anche quando non c'è la presenza dell'ethyl test possano fare delle scelte consapevoli. Beviamo meno, beviamo meglio.